Occorre un luogo di imprenditori che possano tranquillamente fra di loro dialogare, mettendo in comune successi, difficoltà, problemi, sfide. Il mondo della trasformazione digitale legato alla competitività è il tema cruciale che affrontiamo. Vedere in atto un processo di trasformazione digitale di cui poi discuteremo e dialogheremo durante la giornata. Il primo gruppo andrà in manovia a visitare la manovia. La giornata di oggi è stata dedicata innanzitutto alla visita dello stabilimento Salvatore Ferragamo. Abbiamo visitato il nuovo polo logistico e poi alla nostra manovia di artigiani calzolai. Il mio contributo odierno è un contributo per illustrare quelle che sono state le iniziative poste in essere dal Ministero dello Sviluppo Economico a supporto dei processi di digitalizzazione e di innovazione delle imprese. Imparare a capire cosa monitorare. Sempre di più, secondo me, si tende a guardare il dato anche con un'ottica longitudinale. Oggi abbiamo parlato di dati, di come attraverso i dati possiamo creare un valore per le aziende e per i nostri clienti. Siamo nell'assurdo che il consulente, il welfare, no, ma figurati per le aziende che ci io, no, non mi serve. Customer satisfaction, cioè andare incontro al cliente nonostante questi freni. Parliamo tantissimo di trasformazione digitale, ma vederla attuata in pratica in una realtà internazionale come Ferragamo è veramente importante. Per me e per la mia azienda partecipare a Fabbrica per l'Eccellenza è stata un'occasione di vedere esperienze importanti che danno un'ispirazione, delle idee. È un piacere, siamo qui insieme con un gruppo di realtà, dietro c'è tanta intelligenza artificiale, tanta analisi del dato, tanta azione, anche riconoscenza del mercato. Salvatore ha brevettato un potere acciaio, che quindi poteva essere molto più leggero e molto più sottile, di fare le scarpe col tacco usando il sughero e si è inventato la zappa di sughero. Dal 2017, primo anno di introduzione, ad oggi si è evoluto dal punto di vista dell'etichetta. L'idea ovviamente è che il digitale nei processi aziendali entri grazie a un percorso. Grazie a Fabbrica per l'Eccellenza, al Learning Community di Compagnia delle Opere, oggi qui a Firenze abbiamo riscoperto il valore della comunità.